viaggio emozionante nella Trophy Room della famiglia Caldesi, raccontato da Lodovico, Livia e Vincenzo, che hanno continuato ad arricchire nel tempo la splendida collezione di trofei di caccia cominciata dal padre Carlo. Iniziò quasi per scherzo durante una vacanza in Pusteria, in Alto Adige, a cacciare un capriolo coinvolto da un amico. Un po' si divertì, lo trovò molto facile come tiro, poi c'è un fucile, la croce. Sì, tengo presente che il nostro padre era un gran tiratore. Un gran tiratore di tiro volo. Però lui, appunto, lui cacciava molto a pallini, diciamo, e poi cacciava, faceva molte competizioni perché tirava al piccione, allora usavano le battute, sì, diciamo i tiri piccione, al piattello che erano gli inizi, eccetera, però era nelle squadre nazionali, nelle squadre universitarie, vi dicendo. Ed arrivò nel 1956 a vincere il Gran Premio di Monte Carlo, che lì vede un piccione imbalsamato, che fu l'ultimo della serie, e mi pare che ne fece 15 su 15, se non ricordo male. Anche di più, forse. E comunque lui vinse il Gran Premio di Monte Carlo, che era il campionato del mondo. Ecco, quindi voglio dire, vinse il campionato del mondo di tiro al piccione. Ecco. Poi da lì iniziò questa, diciamo, passione, iniziò questa caccia a palla. E lui iniziò però subito, a parte a cacciare un capriolo, un camoscio, un cervo, iniziò subito a collezionare. Cioè lui fece una prima caccia in Africa e prese 20 animali in una regione. Poi si documentò e vide che in un'altra regione c'erano altre specie che lì non c'erano e andò a cacciare quelle. E nostro padre iniziò proprio a collezionare, andando poi a ricercare animali sempre più, diciamo, rari, usiamo questo termine, o quantomeno un animale ubicato in una zona dove c'era solo quello, quindi facevi una caccia unicamente per quell'animale. Sì, infatti mi viene sempre, perché io da quando ho iniziato ad andare, le volte in cui sono andato con lui, ho iniziato delle cacce tipo al Marcor, al Serrao, all'Ilan di Derby, no, perché lui era a quei livelli lì, certo, cercava quegli animali e io ero agli inizi, no, perché ero un ragazzo poco più, per cui sono stato iniziato in quel modo. Le cacce, definiamole americane, asiatiche, definiamo principalmente quelle, sono sempre state cacce molto rudi, difficili e faticose, perché mediamente tu avevi una guida, un wrangler, che wrangler sarebbe la persona che fa legna, accudisce i cavalli, poi un paio di aiutanti indiani, magari, eccetera, però pochissime persone. Tende che venivano montate la sera, dove ci pioveva dentro e via dicendo. Invece il mondo dell'Africa è sempre stato un mondo più coloniale, tra virgolette. Cioè, tu avevi anche, perché i terreni erano terreni che mediamente riuscivi quantomeno a spostarti con dei mezzi a motore fino a un certo punto, quindi potevi caricare, certo, tutto il campo, tavoli, sedie, certo, facevi dei campi, eccetera. Quella che era la grande difficoltà allora erano anche le comunicazioni. Però allora uno scriveva e prenotavi magari una caccia o usavi il telex. La guida con cui uno sarebbe poi andato a caccia nel paese X si sarebbe adoperato per ottenere licenze, permessi, tutte queste cose. Le possibilità di importare animali, muoverli, erano molto più semplici. Come si sceglieva una zona di caccia? Sul passaparola. Sul passaparola. Diciamo, il mondo della caccia è sempre stato abbastanza circoscritto, quindi magari un amico diceva: ho fatto una bellissima caccia in quella zona del British Columbia con questa guida che si chiama John Rex, bravissimo, serissimo, competente, la zona è bellissima, ho visto cose stupende. E quindi tu gli scrivevi. E John ti rispondeva:
L'anno prossimo sono già impegnato e quello successivo anche potrebbe essere fra 3 anni. E stabilivi magari la caccia fra 3 anni. Poi però ti poteva succedere che quando dopo 3 anni arrivavi lì, trovavi come capitò in quest'area stupenda che il governo del Canada aveva deciso di costruire una città. quindi non c'era più un bosco, non c'era più niente, eccetera, eccetera. Tutte le località magari cacciate una volta, magari due, ecco, cioè nel senso che magari per la stessa località non è che ci sono due spilli. Comunque c'è quasi tutto, diciamo, il mondo, usiamo questo termine, tenendo anche conto che la parte, diciamo, asiatica, la parte dell'Unione Sovietica, eccetera, erano territori non cacciabili, dove non era permesso assolutamente andare. Infatti mio padre, per esempio, non ebbe mai la possibilità di prendere una pecora di Marco Polo, che è un animale molto, molto importante, in quanto l'unico posto di quest'area molto vasta, come fosse un melone, in cui vive questo animale, era solo una brevissima striscia nell'Afghanistan. Io ho fatto meno cacce importanti di loro. Io ho fatto, diciamo, più che altro caccia di montagna. Camoscio, cervo, capriolo. La caccia che mi piace di più è quella al camoscio. Di caccia di montagna ho fatto anche delle cacce con il babbo. Cacce, vabbè, impegnative, difficilissime, sì, come quelle alle pecore dove si va su proprio in Asia, okay? Quelle no, non le ho fatte. Con il babbo sono stata in Etiopia, ma tantissimi, tantissimi anni fa, Somalia, Etiopia. E invece con lui ho fatto 2 cacce recentemente, tra virgolette. Una, dove, insomma, l'animale più importante che dovevo prendere era il bufalo, e l'ultima, emozionantissima, leopardo. Bufalo in Tanzania e l'ultima leopardo in Zambia. E quella leopardo è stata una cosa, anche perché l'abbiamo preso, abbiamo spostato anche il volo aereo il 23° giorno di caccia. È stata una cosa, cioè, indescrivibile. Ma è stato tutto, vabbè, a parte l'Africa, cioè io l'ho avuto in Val d'Africa sia la prima volta che la seconda volta. È un immergersi nella natura in un modo, è tutto diverso lì, non... Sembra che sia tutto, non so, i tramonti sono più rossi, discorso del quale sono e siamo molto orgogliosi dell'etica venatoria che ci ha trasmesso nostro padre, perché io ho avuto l'occasione di tirare una femmina di leopardo e non ho voluto assolutamente, un maschio che però era giovane, quindi sempre perché dico, io nella mia vita magari prenderò solo un leopardo, quindi volevo che fosse un bel maschio adulto. Ma io ricordo particolarmente la caccia alla Blue Sheep in Pakistan, sul Pamir di Shimshal, perché fu una vera spedizione, con 20 portatori partiti da un campo base, poi saliti man mano, e poi finiti in questa valle del Gange d'Our, dove non aveva mai cacciato nessuno. Una cosa similare a me capitò di farla con mio padre nel 78 in Nepal, che il Nepal aveva aperto mica da tanto i turisti, perché il Nepal era chiuso, non era tipo il Bhutan, ma era... e quindi non esisteva nulla, era proprio, sembrava, non vedevi europei in giro. E facemmo questa spedizione dove da Kathmandu con un piccolo aeroplanino andammo a Dor Patan, si chiamava questa piana, e lì facemmo questa spedizione, lo stesso con, mi pare, 7-9 sherpa e una 30 di portatori, e ci mettemmo 7 giorni per arrivare nella zona di caccia, passando il massiccio del Dalogiri con il mal di montagna che mi prese, che fu una delle cose più... Il mal di montagna è devastante. Una caccia che feci nello Yukon, e questa è anche molto romantica, perché la feci con la persona che poi divenne mia moglie.
e passammo 15 giorni, cosa mai capitata, lui lo può dire, in Nord America senza una goccia di pioggia. Cioè sembrava Marlboro Country. Caccia andò bene, cacciavo una dull sheep, una mezza dull fanny sheep, poi presi un alce, presi un caribou, cioè la caccia bella. Ma il contesto di tutto è indimenticabile. Cacciavo in Botswana e era il terzo giorno di caccia. A un certo punto prendiamo su l'impronta di un bel elefante e lo iniziamo a tracciare. E questo sale su un pianoro. Poi, quando siamo stati in cima a sto pianoro, abbiamo sentito che arrivava sotto vento, cioè aveva il vento buono lui. Quando è apparso attraverso questi cespugli, che abbiamo visto che non era granché, perché è quello lì, quell'elefante lì. E allora ho deciso di non spararlo. Allora abbiamo deciso e poi abbiamo iniziato a indietreggiare. Questo ci seguiva, poi si è fermato una volta, noi sempre più indietro, fermato una seconda volta. Quando si è fermato la seconda volta io mi sono girato, nel frattempo siccome eravamo in questa zona un po' forestata ma rada diciamo, c'era io ero con la guida e un amico guida anche lui che era in veste di amico, tutti armati. A un certo punto, quando si è fermato la seconda volta, io mi sono girato e ho iniziato a correre via. E lì, dopo poco ho sentito l'animale che mi arrivava addosso. Insomma. Allora mi sono girato, l'ho tirato e l'ho preso alto, però. L'ho preso qua. Anche perché era talmente vicino che io avevo un'ottica sulla carabina. E perché fosse su un ingrandimento e mezzo, quando l'ho tirato su vedevo tutto grigio. Per cui così sono andato a... Istinto. E ho visto l'occhio di questo animale, un occhio che non scorderò mai, ma più di uno dice adesso ti sistemo. e sta di fatto che buttandomi sulla testa, poi io mi sono buttato via e questo animale mi è passato sopra. Però come mi è stato sopra, mi ha ripreso, ha pivotato, questo me lo raccontano loro, ha pivotato su se stesso cercando di colpirmi, di pestarmi. No? E allora hanno sanno sparato e l'animale è venuto giù. Io mi ricordo ancora, ero fra le zampe di questo animale, con un gran polverone, tutto che tremava. No? Poi ho sentito un gran peso qua, sulla parte destra della schiena. Per farla breve, l'animale era venuto giù e mi aveva preso con la zanna di piatto e mi aveva buttato via. La scapola rotta, 7 costole per implosione, pneumotorace, però sono qui che la racconto.